Bentornati amici sul canale YouTube. Oggi parliamo di un tema importante ed è la bisessualità. La bisessualità è l'orientamento sessuale per cui proviamo attrazione e desiderio e anche piacere per entrambi i sessi. In merito a questo tema, oggi vi voglio portare a considerare la situazione da un altro punto di vista. Ovvero, avete mai sentito parlare di bisessualità maschile? Vi faccio questa domanda perché in merito a questo tema girano moltissimi falsi miti e spesso si pensa che la bisessualità sia solo femminile. Questo perché? Perché tendenzialmente un uomo bisessuale difficilmente esprime questo suo orientamento, questo per il primo motivo. Il secondo motivo è che tendenzialmente si pensa che gli uomini debbano scegliere se essere gay o eterosessuali e quindi che non abbiano in realtà altre spinte. Questo è legato sicuramente da fattori culturali, sociali, educativi, ma anche dalla vergogna di parlare di queste tematiche, perché spesso si immagina che nella bisessualità ci sia una confusione e quindi che non si sappia in realtà cosa andare a scegliere. La bisessualità non ha niente a che vedere con la confusione. In realtà è semplicemente legata all'attrazione verso due tipi di generi diversi, ok? Quindi non possiamo collegare il fatto che se un uomo è bisessuale, allora è confuso, allora deve essere stigmatizzato, anche perché da questo punto di vista c'è uno stigma nell'ambito gay molto molto elevato che tende a considerare gli uomini bisessuali come persone che non sanno quello che vogliono. In realtà la bisessualità non è solo femminile, la bisessualità è appartenente a maschile e femminile. Quindi dobbiamo parlarne, dobbiamo tenerla in considerazione, perché è molto importante. Soprattutto questo ci permette di liberarci da stigmi e falsi miti legati proprio alla bisessualità. Ricordatevi che la sessualità è fluida ed è in evoluzione, quindi può succedere, come accade molto spesso, che inizialmente si pensi di essere eterosessuale e poi si scopre di avere una bisessualità. Questo processo di scoperta della bisessualità è più riconosciuto e dichiarato dal mondo femminile, ma in realtà, appunto come dicevamo prima, non va categorizzato solo in una direzione. In merito al discorso della bisessualità non abbiamo molti studi, diciamo l'ultimo a cui possiamo fare riferimento è lo studio dell'Istat del 2012, pensate, quindi parliamo di diversi anni fa, in cui è stato visto che 2 milioni di persone all'incirca tenderebbero ad un orientamento bisessuale. Sono state effettuate varie ricerche successivamente, qualche anno fa anche il New York Times fece una ricerca e purtroppo il modello di misurazione utilizzato era l'intensità e la quantità di attrazione verso persone maschili e femminili, quindi cercare di quantificare il livello di attrazione. Naturalmente lo stesso New York Times ha smentito i risultati della ricerca dichiarando che non ci si poteva basare solo sul livello di attrazione fisica per poter misurare questo aspetto. In effetti non è possibile basare la nostra misurazione di una bisessualità solo su un'attrazione fisica, perché può succedere che abbiamo un'attrazione mentale verso persone del nostro genere o di un altro genere e che poi queste attrazioni non vengano sempre concretizzate, quindi in qualche modo le nostre fantasie, il nostro immaginario si muove in questa direzione, ma non è detto che concretizziamo, quindi lavorare solo sulla misurazione dell'attrazione fisica è un dato che non è qualitativamente affidabile. In realtà anche la comunità LGBT ha fatto delle valutazioni in merito e anche in questo caso è emerso un forte stigma verso gli uomini che dovevano essere o eterosessuali o gay e che quindi riportavano invece nella bisessualità
una tendenza alla confusione. Quindi pensate quanto questo aspetto è ancora sconosciuto, stigmatizzato e misurato in maniera scorretta. Infatti, come ha dichiarato Fabrizio Quattrini nel suo libro Il piacere maschile, la bisessualità sarebbe innata, è un processo innato che appartiene a tutti noi, che poi prende varie direzioni in base alla cultura e all'educazione di appartenenza, che ci porta inevitabilmente a fare delle scelte, però in realtà sarebbe una tendenza di tutti noi esseri umani. Voi cosa ne pensate? Ne avete mai sentito parlare della bisessualità maschile? Sentite di più parlare della bisessualità femminile? Pensavate che fosse innata? Parlatemene, scrivete nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere quali sono i vostri atteggiamenti rispetto alla bisessualità, se l'avete sempre considerata uno stato di confusione oppure no, e mettete un bel like al video. Siamo alla fine di questo video, quindi vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere aggiornati sui prossimi temi in uscita, di iscrivervi ai miei canali social Facebook, Instagram, TikTok per avere un aggiornamento quotidiano e giornaliero con me e per approfondire tutte le tematiche legate alla sessualità, vi consiglio di leggere il mio libro Quando il sesso non è un piacere, in cui all'interno trovate tutte le spiegazioni sulla sessualità e sulle difficoltà sessuali ed esercizi mirati e specifici per risolverla. Noi ci vediamo sempre qui, sempre per un prossimo video sul mio canale YouTube. Ciao!